Buonasera ai cittadini di Castri intervenuti in questo primo comizio dopo la presentazione della lista numero 1, libertà e partecipazione. Oggi, mentre ero sul comune, ho parlato con il segretario comunale. Il segretario comunale mi chiedeva come stesse andando questa campagna elettorale, come questa campagna elettorale si stesse svolgendo all'interno delle abitazioni, delle case. Abbiamo trovato tantissima disponibilità a discutere, a parlare dei problemi del comune di Castri, dell'amministrazione, di quello che è stato, di quello che è stato negli ultimi anni, in questi 5 in particolare, nei quali particolarmente io mi sono confrontato ai banchi dell'opposizione con la maggioranza uscente che oggi si è riproposta in un'altra lista. Quello che abbiamo intuito e quello che troviamo all'interno delle abitazioni delle persone, parlando dei nostri programmi e delle prospettive future che può avere un'amministrazione possibile all'interno di questo comune, è questo alone di antipolitica che c'è, che probabilmente ci deriva dalla situazione nazionale, da questa non credibilità alla discussione e alla partecipazione dei cittadini. Noi, prima di iniziare questo comizio, vorremmo focalizzare l'attenzione su questa questione. Io penso che sia importante per tutti i cittadini partecipare. Non penso che sia importante, oltre che partecipare, il 25 di maggio andare ad esprimere il proprio voto e la propria preferenza, andare a dire quello che pensiamo di quello che è stato e di quello che sarà, perché di questo ha bisogno questa comunità. Io penso che questo deve essere il primo punto importante di discussione di tutti all'interno delle abitazioni. Se non c'è il confronto, e speriamo che questa campagna elettorale sia di confronto per queste prospettive che dicevo per il futuro, oggi noi facciamo un passo indietro come comunità, e questo è il primo appello, il vero e unico appello che dobbiamo fare: la partecipazione dei cittadini attiva alla campagna elettorale, e speriamo il voto dei cittadini il 25 di maggio. Questo è l'augurio che ci facciamo. Da che cosa partiamo per discutere di quella che è stata l'amministrazione in questi 5 anni? Da che cosa partiamo per discutere di quella che può essere l'amministrazione futura? Partiamo dall'idea di comunità. Si è perso un po' questo paese, questo comune, questo senso della solidarietà. Negli ultimi 10-15 anni abbiamo navigato verso la deriva, quasi come se non ci fossero delle forme, come dire, di grande consolidamento, quando in realtà invece ci sono gli individui, ci sono le prospettive. E ci sembra necessario sottolineare questo, che se non c'è una forte prospettiva, se non c'è un grande progetto di comunità, di prospettiva culturale, non ci potrà mai essere una grande amministrazione. L'amministrazione oggi deve essere predominante in quella prospettiva, e in questi anni, negli anni che verranno, l'amministrazione si deve preoccupare profondamente di questo aspetto, di quella che è la comunità. Si deve preoccupare di rinsaldare queste prospettive e di renderle univore. Non c'è un'amministrazione che decide se non c'è un punto di contatto, un punto di unione con la comunità. Questo è il punto di partenza, quello che noi stiamo cercando di tracciare in questi primi giorni di campagna elettorale. Il filo conduttore delle prospettive di un amministrare sincero verso i cittadini è il filo conduttore della comunanza degli stessi con l'amministrazione. Per questo abbiamo parlato di amministrazione come sindacato dei cittadini. Per questo abbiamo rilanciato l'idea di amministrazione come punto di rivendicazione dei diritti dei cittadini. Rimane questo di fronte all'antipolitica, e non dobbiamo essere sconfitti da quello che ci piove addosso, da quello che ci piove da Roma.
è importante rinsaldare questi tipi di prospettive. Che cosa si è fatto in questi anni per questi tipi di prospettive, per la nostra comunità? Io penso molto poco. Penso molto poco perché l'amministrazione, il comune, non ha fondato delle scelte obiettive da questo punto di vista. La disgregazione fattiva dell'associazionismo è stato uno degli elementi standard. Su questo c'è molto da lavorare, su questo c'è molto, come dire, da prospettare. Il fallimento oggettivo del forum dei giovani ne è una constatazione. Dove non c'è progetto culturale e c'è soltanto la voglia di regolamentare, non ci può essere scelta, non ci può essere prospettiva neanche per i giovani, non ci può essere scelta, perché se i giovani rimangono fuori da questo tipo di percorso, come percorso di intendimenti lavorativi, come percorso di intendimenti e prospettive culturali. Guardate, noi oggi abbiamo una mediateca che è vuota, è un passaggio verso il front office, non è una mediateca, non bastano quattro sportelli per coprire o per, come dire, preservare i libri, per dire che c'è una mediateca, una biblioteca. Noi dobbiamo, a partire da quel punto, riqualificarla e individuare un'altra prospettiva, un altro punto, un altro edificio che sia utile alle persone per incontrarsi, e parte dalla cultura, dalla mediateca, la scommessa che facciamo in questa campagna elettorale. Quello che non è stato, un'amministrazione che non lega e un'amministrazione che non può scegliere. Per questo parliamo di bilancio partecipato. Noi lo sappiamo benissimo che le condizioni dei bilanci sono complicate. Oggi si basano sull'alienazione dei beni immobili, come questa amministrazione ha fatto in questi anni, dall'incremento, comunque dall'entrata delle tasse e delle tariffe. Ma noi dobbiamo sfuggire dall'ordinaria amministrazione e concorrere in queste scelte. Per questo parliamo di bilancio partecipato, l'assemblea annuale come punto di riferimento delle scelte dell'amministrazione. Che cosa scegliamo oggi? Di fare la piazza municipio o di fare la strada alla 167? Ci hanno detto che era una scelta politica. Ci hanno detto che era una scelta dovuta al decoro. Poi c'è la piazza Caduti, poi c'è la possibile piazza del comparto 9, del fantomatico nuovo centro di Castri. Non lo chiameremo più Castri di Lecce, lo chiameremo Castri delle piazze. Noi dobbiamo individuare quelle che sono le prospettive, anche urbanistiche, di questo comune. Questo è il punto di forza di un'amministrazione che vuole crescere, essere lineari, assumendosi le proprie responsabilità, assumendosi i propri impegni e rendendoli fattivi. E torniamo sul concetto del nuovo centro di Castri. Non abbiamo capito in questi anni opposizione, è un progetto che parte nel 2010, che si rende fattibile nel 2010, e non abbiamo capito perché non c'è. Se era un progetto pubblico, se era un progetto di grande intervento urbanistico, fermo restando che noi il centro ce l'abbiamo, è su via Grazia e via Indipendenza, dove ci sono ancora attività commerciali che andrebbero stimolate, ma va bene, vogliamo crearne un altro, è importante, è giusto che ci sia, è giusto che sia fattivo. Non lo possiamo lasciare nelle mani dei privati. Non pensiamo che la composizione di un comparto lasciato alle scelte dei privati possa essere realmente il nuovo centro di Castri. Ma perché non c'è? Perché non si è verificato? Perché non esiste? Non esiste.
esiste solo su una carta, nella quale c'è scritto il tentativo, la realtà di ricucitura tra il vecchio e il nuovo comporta, crea il nuovo centro di Garfield. E non ci accorgiamo che rischia di diventare un altro quartiere dormitorio se qualcuno deciderà di firmare la convenzione. Ancora non è stata firmata, sapete, scusate se mi fermo su questi tecnicismi, ma è un comparto in attivazione privata. Allora è necessario che si firmi una convenzione con il comune affinché possano partire i lavori, possano essere compiute le opere di urbanizzazione, possa essere non soltanto un comparto, ma essere appunto un punto di riferimento, un nuovo centro. Questo ancora non è avvenuto. Non vorrei che l'amministrazione comunale diventasse passacarta, perché questo è stato. È stato spogliato il comparto da quelle che erano le opere fondamentali, le opere secondarie. Era presente una struttura sportiva tra pubblico e privato che doveva essere fatto con l'intervento del pubblico e del privato, che è stata cancellata. Dice, ma la legge ce lo consente. Ma che cosa significa? Ce ne sono molte di strutture sportive? Se 12 persone devono fare una partita di calcetto, non c'è un campo in condizione di poter fare una partita di calcetto. Ma queste cose le vogliamo dire? Le vogliamo ascoltare? È stato sdoppiato il comparto, è stato spostato tutta la edificabilità per una questione tecnica, è stata spostata sul fronte di Piazza Papeli. Ma quello che c'era dietro è rimasto verde privato, non il verde pubblico. Come fa a nascere il nuovo centro di Castrì? Dove nasce il nuovo centro di Castrì se non c'è un indirizzo pubblico rispetto a quelle prospettive? A nostro avviso è stata una scelta sbagliata, ma a nostro avviso quella scelta può essere riproposta e risistemata, perché noi vogliamo che si realizzi il comparto, vogliamo che si realizzi il centro di Castrì, il nuovo centro di Castrì, e questa sarà una scommessa, se ce ne darete la possibilità. I progetti urbanistici visti in questi anni sono stati quasi tutti di riqualificazione urbana, così è stato detto. 97.000 euro di finanziamento, di mutuo. Si dice a Via Giuseppe Grazzi, il parco Falcone e Borsellino, a metà. Lì sì mancavano i mattoni. Ma non ci rendiamo conto, Piazza Caduti sono 3 anni che è chiusa la strada. 3 anni che è chiusa la strada. E noi dobbiamo aspettare il finanziamento per poter riaprire una strada. Ma dove si è visto mai? Di che cosa stiamo parlando? Allora ristabilire il senso della comunità significa ascoltare le esigenze dei cittadini, individuarne le prospettive. Allora individuarne le prospettive significa riuscire ad inquadrarle in una programmazione oggettiva. Non si possono chiedere 55.000 finanziamenti senza una progettazione oggettiva. Perché si rischia che questi ricadano tutti addosso e alcuni di questi rientrano nel famigerato patto di stabilità. E il comune è costretto a conferire denari per poter compiere e finire questi finanziamenti, proprio come è accaduto per la piazza di Castrì, anche quella noi vogliamo che si realizzi. Però ci sono degli step necessari, ci sono degli step necessari che sono, ripeto, mi ripeto ancora, le prospettive di una comunità. Se risaltano quelle non è un'amministrazione, sono soltanto degli interventi a macchia di leopardo. Questo sono, come è stata anche la strada che collega Via Papa Giovanni con Via De Gasperi, non ricordo mai le vie, ce n'era già una tracciata strada, non è necessario spendere 80.000 euro per quella strada.
C'è una strada già nel compasso, c'è una strada di interesse pubblico, bisognava chiedere di comporre quel compasso, perché c'è una necessità di interesse pubblico, perché in quella direzione c'è la Villa Elena, perché ci sono le ambulanze che passano e le persone che vanno a visitare i loro parenti. C'era una questione di interesse pubblico e allora andava compiuto quel compasso, prima di tutti. Queste realtà non ci devono sfuggire. Sono le realtà della norma, della legge, anche dei piani regolatori. Dove c'è l'interesse pubblico, si discute, si ragiona con le persone e si può trovare una soluzione. Qualcuno in consiglio comunale diceva, ma sai, ma noi non possiamo pensare da un comparto qualunque. Qualcuno ci potrebbe attaccare, siamo fuori norma. Non è vero, se c'è la condizione dell'interesse pubblico, l'interesse pubblico vince, perché parliamo di una comunità, perché parliamo delle prospettive delle persone di Castri. Questa è la realtà, e la realtà va masticata, va vista e va rivista. Basta guardare le delibere sull'altro territorio. È vero. È vero però che chi non fa non sbaglia, questo sì, questo c'è, questo bisogna dirlo. È vero anche che però bisogna intercettare le qualità dei progetti. Che cosa fa un'amministrazione per esempio per il lavoro? Cosa può fare oggi un'amministrazione nel 2014 per il lavoro? Noi proponiamo la scelta delle cooperative sociali, noi proponiamo la scelta di un'amministrazione che si mette in gioco, che accompagna i giovani, che nei forum dei giovani discute, come dicevo prima, del lavoro, di quelle che sono le forme di informazione, di quelli che sono i fondi a disposizione, di quelle che possono essere le prospettive sia per le imprese agricole sia per le imprese artigianali. Guardate che questo in questi anni non è stato fatto, è stato travalicato continuamente. Per questo non c'è comunità, per questo non c'è gente che si avvicina alla politica, perché parte da noi, parte da quello che è un simbolo, da quello che è effetto. Il comune, l'amministrazione è un simbolo e deve essere da esempio rispetto a queste questioni, deve essere oltre che di informazione e di stimolo rispetto a queste questioni, e questo non è stato fatto. Noi proporremo una macchina amministrativa vicina a questi tipi di problematiche. Più volte, e lo dicevo prima, riguardo alle prospettive della, diciamo così, della finanza di un bilancio, della finanza pubblica di un bilancio di un piccolo comune di Castri, è complicato dover comporre delle scelte, questo è vero, e il patto di stabilità, dicevo, avversa a questi tipi di scelte. È vero, come dicevo, che gran parte di quelle entrate sono dovute alle tasse. Noi una, a nostro avviso, l'abbiamo pagata molto salata. Mi riferisco ai rifiuti isolati urbani. Nelle assemblee nelle quali ci hanno provato a spiegarci di che cosa si trattava, e capire perché questo tipo di tassa fosse così, diciamo così, spropositata, ma anche negli altri comuni, ci hanno detto, ma sapete, noi abbiamo questo servizio va pagato, i costi del personale sono tanti, è un servizio, questo con l'ultima ditta che noi abbiamo, che parte dal 2010, scusate,
decide di lasciare la ditta che si occupava appunto dei servizi ambientali, non sto qui a fare nomi di nessuno, e si è viaggiato verso un altro tipo di soluzione. Il comune di Castrilli ha dovuto riproporre il progetto della raccolta dei rifiuti solidi urbani, progetto che al comune di Castrilli è costato 5.000 euro, nel quale, nell'allegato 2, così, dell'aprile 2010, così cerco di essere anche preciso, e può essere tranquillamente, dico, se richiesto dai cittadini, anche visto e portato in visione, è specificato, perché da quello studio emergeva quello, che uno, vabbè, la raccolta differenziata deve essere potenziata, è un discorso generale, un discorso che va fatto, un discorso col quale noi siamo, come dire, propositori e motore di questo genere di ragionamento. Ma soprattutto era specificato che i premi cosiddetti CONAI o ex CONAI, cioè i premi che vengono dati al comune, è specificato, cioè, che i proventi che vengono dalla raccolta differenziata fino al 25% di percentuale di raccolta differenziata devono andare al comune. Adesso hanno detto che prima non aspettavano al comune, e vi dico io a quanto ammontano, perché sulle determine mensili, per il costo mensile del servizio, sono 1.700 euro, qualcosa più di 1.700 euro, riferite al 20% di raccolta differenziata del 2009, che è il picco massimo che Castrilli ha avuto. Allora perché dire i premi CONAI se li prendono le ditte? I premi CONAI vengono sottratti dal costo di quel servizio. Oggi, nel 2012, è intervenuta la legge 24, che ha stabilito che i premi CONAI, cioè i premi che entrano dalla vendita sul mercato della differenziata, cioè della plastica, del vetro e di quello che si può differenziare, spettano esclusivamente ai comuni. Cioè, che cosa significa? Che se prima aumentava l'entrata della differenziata, si poteva dare un contributo alle ditte che facevano appunto il servizio, che svolgevano il servizio di RSU, di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, proprio perché erano stati efficienti ed efficaci. Ma efficienti ed efficaci, se oggi noi siamo al 20 o giù di lì, non lo sono mai stati, e quindi quei proventi spettano all'amministrazione, spettavano e spetteranno all'amministrazione. E l'unico modo, e poi vi lascio la parola ad Egidio Marullo, che sarà specifico in particolare su questo argomento, perché abbiamo un po' di idee su queste questioni, su come riuscire sostanzialmente ad abbattere il costo di gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Oggi noi dobbiamo pensare di riuscire a, come dire, a potenziare la raccolta differenziata fortemente, questo lo possiamo fare con vari tipi di progetti, e dobbiamo riuscire a potenziare il discorso delle compostiere, potenziarlo in maniera esponenziale, perché si possa separare la frazione dell'umido e perché questa non venga conferita, perché se non viene conferita in discarica il costo sarà di meno. Io ho fatto l'appello al voto prima per tutti, perché tutti votassero comunque, adesso lo faccio per la lista numero uno, e vi chiedo a tutti i cittadini di darci la possibilità non soltanto di parlare, di entrare nelle case, ma di darci la possibilità di essere presenti in questo consiglio comunale, di darci la possibilità di essere scelta come scelta della comunità, di darci la possibilità di essere prospettiva e filo conduttore per questo il 25 di maggio. Non ci stancheremo mai di dirlo,
libertà e partecipazione che l'hanno giusto, libertà e partecipazione. Grazie. Egidio Marullo. Sarò brevissimo, rimane pochissimo tempo. Innanzitutto qualche idea velocissima. Dopo che ci siamo fatti gli auguri, dopo aver assistito allo snocciolarsi di curricula, noi tentiamo di dare qualche numero, qualche dato. Allora, innanzitutto la nostra idea è quella, si basa, lo dice anche il manifesto, sulla partecipazione. Cosa vuol dire in soldoni partecipazione? Vuol dire che la cittadinanza e tutte le componenti di una comunità devono partecipare al fine di migliorare la vita pubblica, l'economia anche. Allora, numero uno, innanzitutto le cosiddette cooperative di cittadinanza, una cosa importantissima. Il comune potrebbe, e non sto ragionando di fantasia, ho dati certi e questi sono progetti già realizzati in provincia di Lecce. La cooperativa di cittadinanza consiste nel fare cosa? Il comune, l'amministrazione comunale si fa promotore di una cooperativa con all'interno diverse competenze tecniche e via discorrendo, naturalmente dopo un'approvazione regola d'arte può gestire dei progetti ad hoc, o meglio, per ogni progetto potrebbe nascere in teoria una di queste cooperative, ad esempio una su tutte per risparmio energetico, affinché scenda la bolletta, questa fantomatica bolletta, una delle fantomatiche bollette dell'energia elettrica, il comune potrebbe farsi promotore di un'iniziativa del genere, cioè installare sui tetti delle persone che decidono di partecipare a questa cooperativa pannelli fotovoltaici. La cooperativa, essendo un ente per metà privato, può scegliere anche chi sono gli installatori, chi sono le aziende che installano appunto e che forniscono queste attrezzature, e in questo modo la sostanza anche economica rimarrebbe sul territorio, e questo potrebbe essere un modo. Stessa cosa potrebbe dirsi con gli edifici di proprietà del comune che in mancanza di altre idee devono essere vendute. Ormai stiamo vendendo tutto, ecco, 5 anni fa parlavo del centro anziani, è definitivamente defunto, dopo una vecchiaia abbastanza lunga è definitivamente morto. Un progetto di questo tipo poteva salvarlo da morte sicura. Andiamo avanti perché non c'è tempo. Sulla differenziata, ho sentito parlare di legge 24, ho sentito parlare di ATO, di ARO, è tutto giusto, tutto giusto per forza di cose, la legge era necessaria per mettere dei paletti, però la legge 24 al punto 11, quando definisce lo schema della carta dei servizi che le ARO devono mettere a punto, dovevano perché è stato già fatto, indica come un punto imprescindibile favorire sempre e comunque il compostaggio, quindi con compostiere domestiche o con qualsiasi altro tipo di sistema di compostaggio. Questo perché non bisogna favorire la massima separazione e quindi il minor conferimento in discarica. Questo è l'unico modo per abbassare i costi. Un comune di